Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi faccio vedere, dopo tanto tempo, la mia vasca da 100 litri, come l'ho trasformata, perché voi sapete che comunque questa era la casa dei miei quattro primi pseudo Trophäus che avevo e che ora ho spostato nella vasca più grande. Quindi che cosa ho fatto? In pratica ho tolto quasi tutte le rocce che c'erano e niente, ho messo tutte queste piante a stelo, tra cui appunto vedete gli steli di Kabumba sullo sfondo. Ho messo la pianta di Microsorum o Felce di Java, di cui ho fatto l'unboxing, che sta lì sullo sfondo. E niente, poi vabbè, chiaramente il legno che prima stava in posizione verticale l'ho tolto da lì e l'ho messo qua in superficie sul vetro, e ora lo uso principalmente come appoggio per le mie piante di potos. E in più ho messo questo muschio che dà, diciamo, un effetto liana che scende giù dal legno. E secondo me è molto bello da vedere. E niente, sostanzialmente io sono molto molto indeciso su che cosa farci. Ora qui dentro ho soltanto tre neritine che ho da un sacco di tempo, e però sostanzialmente credo che qui dentro ci metterò delle specie diciamo asiatiche, per capirci. Certo, è chiaro che comunque non è che a livello di layout si possa dire che riprenda lo stile dell'Asia, perché comunque ci sono delle piante, specialmente le piante di Anubias o la pianta di Bulbitis, che sono prettamente dell'Africa, o comunque la Kabumba, che è una specie, diciamo, dell'America, Nord America e Sud America, quindi non è che segua esattamente il biotopo dell'Asia. Però comunque, ecco, diciamo che poco importa, l'importante è che il sistema funzioni a livello di valori, e poi ognuno ci può mettere quello che vuole, insomma, in una vasca. Cioè, poco importa se la vasca rispetta esattamente quello che è il biotopo.
Però ecco, sicuramente qua dentro ci metterò dei pesci che provengono dall'Asia. Perché mi piace, ecco. Ho già una vasca popolata con dei cicliti del lago Malawi. E quindi ora voglio fare questa vasca da 100 litri con appunto dei pesci di un biotopo diverso. E niente, vi aggiornerò sicuramente, però ora vi volevo far vedere il nuovo setting di questa vasca. Adesso per questa vasca ho una gestione un po' diversa, perché chiaramente non somministro il cibo, perché ora non c'è nulla, e fertilizzo 3 volte a settimana con il fertilizzante quello generico. Poi in tutto do 7 millilitri e mezzo a settimana di ferro e di potassio, che non do tutto insieme, ma che cerco di distribuire nell'arco della settimana. E non somministro più né calcio né magnesio, perché ho bisogno di un KH più basso. E ora sto facendo dei piccoli cambi a settimana con dell'acqua di osmosi per abbassare il KH, e difatti questa vasca da 2 settimane a questa parte ha una gestione completamente diversa, proprio perché devo fare un altro tipo di biotopo. Ora ci sono più piante anche, quindi diciamo che la fertilizzazione in questo periodo è diciamo fondamentale. E niente. Poi vabbè, oltre alla fertilizzazione, somministro un tappo a settimana di glutaraldeide, che comunque anche quella fa, diciamo che è uno stimolo in più per le piante. E poi più in là vedrò di metterci anche un impianto di CO2, che comunque quella sì che fa bene alle piante. E niente, da questo video direi che è tutto, e noi ci vediamo nel prossimo video.